sarebbe FESPA, un nuovo prodotto? No, non è un prodotto, quindi non è una pillola, un beverone, non è un libro, come alcune di voi pensano. Sì, ho scritto un libro, sono anche un'autrice, una scrittrice, ho scritto diversi libri, non è una dieta, Belle sode in menopausa, Stop fame nervosa, ma il metodo FESPA è un percorso alimentare motorio in cui insegniamo alle nostre pazienti come far pace con il cibo, come uscire eventualmente da quella che è la fame nervosa e raggiungere un fisico magro, tonico ed armonico senza rinunciare a quelli che sono i piaceri della tavola e senza fare allenamenti estenuanti, ma non ci sono prodotti da prendere. Perché si chiama FESPA? FESPA è un acronimo che sta per flessibilità, equilibrio, sostenibilità, personalizzazione e approccio mentale. Tra l'altro, io non so se ci sono ancora posti perché ci state prendendo d'assalto, quindi per richiedere la vostra consulenza gratuita con un consulente FESPA, una consulenza gratuita e senza impegno, c'è il link nei commenti. Prenotatevi prima che i posti finiscono. Questo metodo si basa sull'attività fisica? No, non si basa sull'attività fisica. L'esercizio fisico è compreso all'interno di FESPA. Parliamo di due sessioni di allenamento, 20 minuti, 30 minuti massimo, anche comodamente da casa. Devono essere pesati gli alimenti? Allora, all'inizio tu ovviamente devi conoscere, dato che il nostro è anche un percorso di consapevolezza, è un percorso che ti porta a raggiungere un'educazione alimentare, è normale che all'inizio bisogna pesare gli alimenti. Si può anche non utilizzare la bilancia perché vi forniamo altri strumenti per conoscere il peso di quell'alimento, come vi forniamo tutti gli strumenti per staccarvi dalla bilancia perché non è sostenibile pesare tutti gli alimenti a vita, capite bene? Mi presento molto velocemente per tutte le donne che sono all'ascolto. Io sono Federica Saccone, educatrice alimentare e personal trainer, creatrice appunto del metodo FESPA, un metodo scientifico collaudato da migliaia di donne che ti consente di perdere peso, di perdere grasso e rimodellare il tuo corpo senza eliminare i carboidrati, senza seguire una dieta e senza svolgere estenuanti sessioni di attività fisica. E ovviamente anche senza prendere pillole, beveroni, strani intrugli pseudomagici, insomma, semplicemente attraverso quella che è un'alimentazione inclusiva, quindi un'alimentazione che comprende tutti gli alimenti, nessuno escluso. Dunque, cosa si mangia con FESPA? Nel metodo FESPA non esistono dei cibi vietati, non esistono quindi dei cibi che non possono essere consumati. Quindi all'interno di FESPA si mangiano i carboidrati, quindi si mangia la pasta, si mangia il pane, si mangia la pizza, si mangia il sushi, si mangia il panino, si mangiano i crackers, si mangiano i dolci, quindi si mangiano i muffin, le torte, le crepe, si mangiano le proteine, quindi si mangia il pollo, il maiale, il vitello, il pesce, si mangia qualsiasi alimento proprio perché nel metodo FESPA non esistono quelli che sono i cibi vietati. Solitamente nelle diete che probabilmente chi mi sta ascoltando in questo momento ha seguito fino ad ora, nelle diete solitamente ci sono dei cibi vietati, quindi quando si segue una classica dieta non si possono mangiare i carboidrati, non si possono mangiare gli zuccheri, non si possono mangiare alcune tipologie di alimenti, ok? In realtà la medicina moderna, la scienza ci dice che un'alimentazione per essere sostenibile e per portarci ad un dimagrimento, ad una perdita di peso sostenibile nel tempo, noi in quanto esseri umani abbiamo bisogno di tutti gli alimenti. Dalla pasta al pane, dalla carne al pesce, le uova, i latticini, tutti gli alimenti, nessuno escluso. Quindi ecco perché noi di FESPA, essendo un metodo scientifico, il metodo FESPA, crediamo fortemente in questa inclusività alimentare e crediamo fortemente che ogni cibo deve avere un posto all'interno della nostra alimentazione. L'importante è saper trovare un giusto equilibrio. Quindi, come si fa a scegliere cosa mangiare con il metodo FESPA? La risposta, signore mie, è più semplice di quanto voi possiate pensare.
perché vi spiego esattamente quello che fanno le nostre pazienti. Ovviamente le nostre pazienti hanno accesso ad un supporto con una coach, quindi ogni nostra paziente è seguita e supportata, non è mai lasciata da sola e ha accesso ovviamente a varie strategie per imparare a mangiare correttamente. Però quello che fanno le nostre pazienti quando devono consumare il loro pasto è semplicemente aprire il frigorifero, aprire la dispensa, guardano cosa hanno a disposizione e ascoltano il loro corpo. Quindi, ad esempio, una nostra paziente tipo apre il frigorifero, vede che all'interno del frigorifero ha del prosciutto crudo, della rucola e del parmigiano, nella dispensa ha un panino, ecco che mangia un panino al volo, mangia un panino con bresaola oppure prosciutto crudo e quello che è. Quindi è molto semplice come scegliere cosa mangiare con il metodo FESPA, perché si può mangiare tutto. Noi vi insegniamo il come farlo. Costruire un pasto con il metodo FESPA significa ovviamente creare un piatto equilibrato, saziante e nutriente. Quindi è importante che i vostri pasti includano una varietà di alimenti da tutte le categorie alimentari. Quindi è importante che il vostro pasto contenga le proteine, dopo vediamo quali sono gli alimenti proteici, contengano carboidrati, dopo vediamo dove si trovano i carboidrati, contengano grassi, dopo vediamo dove si trovano i grassi, frutta e verdura. Questo non solo garantisce un apporto completo di nutrienti, ma ci aiuta anche a mantenere il senso di sazietà e a prevenire gli attacchi di fame. Quindi vediamo come costruiscono, no, un pasto quelle che sono le nostre pazienti. Ci tengo a sottolineare che le donne che seguono il metodo FESPA sono delle donne, alcune sono super impegnate con il lavoro, quindi magari sono dei medici che sono costrette a passare ore e ore in sala operatoria, oppure sono dei medici che sono costretti a fare studio e quindi giornalmente hanno poco tempo da dedicare all'alimentazione, all'esercizio fisico, oppure seguiamo donne che sono delle professoresse, vabbè che adesso andiamo incontro a quella che è l'estate, però comunque durante il giorno, capite bene, una professoressa ha poco tempo. Seguiamo anche ovviamente casalinghe, però non è detto che la casalinga non faccia niente dalla mattina alla sera. Quindi il metodo FESPA è anche soprattutto per tutte quelle donne che hanno poco tempo a disposizione, perché non solo ti insegna come mangiare correttamente tutti gli alimenti che più ti piacciono e al contempo perdere peso e tonificare il tuo corpo, ma ti insegna anche come fare un'unica cucina per ogni componente della famiglia, come mangiare se sei costretta a mangiare fuori casa, quindi ad esempio mangi in mensa, eccetera eccetera. Quindi la prima mossa è quella di scegliere i carboidrati, che possa essere la pasta che sia integrale o che sia pasta normale, quindi pasta bianca, non cambia niente, potete scegliere la pasta che preferite. Panino che possa essere integrale, possa essere un panino normale, possa essere un panino all'olio, qualsiasi panino voi preferiate. Riso, qualsiasi tipo, farro, quinoa, avena, orzo, wasa, couscous, legumi, patate, tutte le fonti di carboidrati che vi vengono in mente. Quindi scegliere una fonte glucidica, quindi una fonte di carboidrati, nelle dosi ovviamente adatte a voi. Le dosi, signore mie, sono personalizzate, perché ognuna di voi ha un obiettivo diverso, ha delle esigenze che sono diverse dalla signora Pina, dalla signora Filomena, dalla signora Maria, quindi ognuna di voi ha delle esigenze diverse. La seconda mossa è scegliere quelle che sono le proteine che si trovano nel petto di pollo, nel tacchino, classici alimenti, no? Ormai tutte voi sapete che il petto di pollo e il tacchino apportano proteine, affettati, uova, albume, carne di maiale, salsicce, hamburger, tutte le fonti proteiche che vi vengono in mente, anche i legumi, perché i legumi non solo rientrano, non solo apportano comunque una percentuale di carboidrati, ma apportano anche una piccola percentuale di proteine. E sì, per chi se lo stesse chiedendo, i legumi come fagioli, ceci, lenticchie, eccetera, eccetera, sono una fonte glucidica, quindi di carboidrati, apportano carboidrati e apportano anche una piccola dose di proteine.
La terza mossa è quella di scegliere i lipidi, che sarebbero appunto i grassi, come l'olio extravergine di oliva, l'avocado, la frutta secca, i semi oleosi, i burri di frutta secca, eccetera, eccetera. E la quarta mossa è quella di scegliere le verdure che preferite, quindi insalata, zucchine, rucola, le verdure che più vi piacciono, ok? Non è che c'è una verdura migliore dell'altra, tutte le verdure fondamentalmente sono uguali, basta che siano presenti all'interno dei vostri pasti. Anche ad esempio se siete di fretta, adesso lo vediamo, va bene anche un'insalata al volo, adesso lo vediamo insieme, perché adesso vediamo alcuni esempi di piatti completi, bilanciati, sazianti, che possono essere mangiati anche se il tuo obiettivo è quello di perdere peso. Allora, un esempio di pasto completo, saziante, anche magari veloce, che potete portare anche al lavoro, ad esempio, potrebbe essere un panino, oppure del pane, con salumi a piacere, pomodori, insalata, un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Questo è un esempio di piatto completo. Abbiamo la nostra fonte di carboidrati, che è il panino oppure il pane, abbiamo la nostra fonte di proteine, che appunto è l'affettato, abbiamo la nostra fonte di fibra, insalata e pomodori, e abbiamo anche i nostri grassi, l'olio extravergine di oliva. Ovviamente ci tengo a sottolineare, signore mie, che con il metodo FESPA si utilizzano i condimenti, quindi si può utilizzare l'olio, si può utilizzare il sale, si possono utilizzare le salse come il ketchup, la maionese, si possono utilizzare le spezie, no? Perché nessun alimento, come vi dicevo prima, deve essere eliminato da quella che è la vostra alimentazione. Oppure abbiamo del riso con cubetti di prosciutto cotto, piselli e sempre un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Anche questo è un piatto molto veloce, ma è un piatto completo. Riso, prosciutto e piselli, abbiamo tutto in questo pasto. Oppure andando avanti abbiamo un'insalatona con del tonno, della mozzarella, pomodorini, mais, carote, olive, pane, ovviamente per rendere il piatto completo, ricordiamoci i carboidrati, e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Un altro esempio di pasto completo, anche questo un pasto velocissimo che si può portare ad esempio al lavoro, è la frittata con patate e zucchine. Frittata, abbiamo le uova, proteine, abbiamo le patate che sono carboidrati, abbiamo le zucchine che sono verdura. Abbiamo tutto in un unico pasto, bello veloce. Oppure ancora sandwich con formaggio spalmabile e verdure. Ancora abbiamo dell'insalata di pasta con pomodorini, olive, mais, rucola, mozzarella e olio extravergine di oliva, no? Andiamo avanti anche ovviamente per quelle che sono le donne che seguono un'alimentazione vegana o vegetariana. Un esempio potrebbe essere anche il tofu in salsa piccante, accompagnato con crostini e olio extravergine di oliva. Ovviamente con il metodo FESPA, dato che noi non seguiamo, o meglio, dato che noi non vi imponiamo cosa mangiare e cosa non mangiare, noi seguiamo anche donne che seguono un'alimentazione vegetariana o vegana, tranquillamente, perché tanto sono loro che aprono il frigo e vedono quello che vogliono mangiare, ovviamente seguendo, come dicevo prima, un percorso che viene strutturato per loro, quindi sanno esattamente quali sono le linee guida, le piccole, poche, semplici regole generali che devono, o meglio, specifiche per il loro caso, che devono rispettare. Adesso entriamo nel vivo di quelli che sono i piatti di alcune delle nostre pazienti. Le nostre pazienti, come vi ho detto dall'inizio di questa diretta, mangiano tutto. Ecco che adesso vi ho riportato alcuni pasti, gli altri li potete trovare nel gruppo pubblico, quindi nel gruppo Facebook Il Metodo FESPA, gruppo ufficiale, ma comunque qui abbiamo un panino con hamburger, cheddar, insalata e patatine. Abbiamo un pasto completo. Andiamo avanti, qui abbiamo un pasto, guardate com'è ricco questo pasto di questa nostra paziente, guardate qui, è ricchissimo, perché abbiamo del petto di pollo impanato, abbiamo delle zucchine gratinate, probabilmente cotte al forno oppure in friggitrice ad aria, non lo so, abbiamo un'insalata ed abbiamo anche del pane. Guardate che bello questo pasto. Andiamo avanti, abbiamo un calzone ripieno con mozzarella. Anche il calzone è un esempio di pasto completo. Perché? Perché abbiamo la pasta della pizza, che sono carboidrati. Poi abbiamo la mozzarella, che è una fonte di proteine. Poi abbiamo l'olio extravergine di oliva utilizzato a crudo sul calzone, che è una fonte di grassi.
A questo piatto, per renderlo ancora più completo, si può affiancare ad esempio un'insalata. Ancora abbiamo una piadina con prosciutto cotto, mozzarella e vellutata di piselli. La piadina è un ottimo pasto veloce, e magari può essere consumato quando si torna a casa da lavoro tardi e non si sa cosa cucinare per cena, si ha voglia di un qualcosa di veloce. Ecco qua, piadina, affettati e mozzarella, abbiamo fatto un pasto completo. Ultimo piatto che vi mostro, bresaola, rucola, parmigiano, pomodorini e pane tostato. Pasto completo, pronto in 3 minuti, anche meno di 3 minuti, perché voglio dire, per prendere la bresaola dal frigorifero, posizionarla nel piatto, prendere la rucola, lavarla, posizionarla nel piatto insieme ai pomodorini e il parmigiano, direi che 1 minuto e mezzo abbiamo fatto, ok? Quindi questo è ciò, questi sono solo alcuni pasti ovviamente delle nostre pazienti FESPA. Come avete potuto notare, sono tutti diversi tra di loro, perché come vi dicevo all'inizio, ognuna delle nostre pazienti sceglie cosa mangiare, quindi sceglie se mangiare la pasta o mangiare il panino, sceglie se mangiare la pizza o se mangiare il sushi, sceglie se mangiare la merendina o se mangiare il gelato, quindi loro scelgono cosa mangiare. Noi, da questo lato, vi insegniamo il come mangiare, come creare i vostri pasti equilibrati, bilanciati, sazianti, in modo tale che fate una cucina per tutta la famiglia e che poi non andate a spizzicare in giro nel pomeriggio, quindi avendo magari quelli che possono essere degli episodi di fame nervosa.